Grazie Presidente. Io sono esterrefatta per la natura di questo atto che è stato presentato, ma anche per come è stato illustrato. Io vorrei iniziare dicendo che questa amministrazione conosce benissimo i problemi di Tiburtino Terzo e mi meraviglio che vengano illustrati nell'illustrazione del documento, ma che poi negli impegni si parli solamente della chiusura del centro di via del Frantoio. Il livello di guardia sul territorio non è stato superato, ma è stato fomentato, se proprio la vogliamo dire tutta. Noi abbiamo questo progetto di accoglienza diffusa, per cui essendo Tiburtino Terzo già vessato da questa problematica, questa amministrazione ha già chiuso i due SPRAR che stavano su via del Frantoio dietro il presidio della Croce Rossa, perché il presidio della Croce Rossa è un presidio umanitario. State sparando sulla Croce Rossa con questo documento, tanto per essere chiari. Ma quello che io non riesco a capire è già l'esordio di questo documento, cioè voi dite che il 29 agosto nel centro di accoglienza si è consumato un fatto grave di ordine pubblico. No, nel centro di accoglienza non si è consumato nulla. Sulle strade si è consumato un qualcosa che è stato ampiamente strumentalizzato. Noi siamo contrari alle violenze verbali e fisiche, siamo contrari alla strumentalizzazione delle situazioni di fragilità, siamo contrari ad ogni forma di intolleranza e di intimidazione, perché far schierare delle persone con fare intimidatorio fuori da una chiesa per impedire di uscire alle persone che stanno pregando dentro, nello specifico donne e bambini, quello è un atto assolutamente che non si può tollerare. Se indichi la luna con un dito, lo stolto guarderà il dito e non la luna. I problemi non sono il centro di immigrazione, non è il centro della Croce Rossa, il problema a Tiburtino è ben altro. E la cittadinanza lo sa, perché già qualche anno fa hanno fatto una manifestazione il cui slogan era «Noi accogliamo, ma guarda come siamo». Questa amministrazione si sta preoccupando di iniziare a risolvere i problemi che per 30 anni, 40 anni a Tiburtino sono rimasti irrisolti, ed è una vergogna perché non c'è nulla in quel quartiere. Questo documento è inaccettabile, è moralmente inaccettabile, è un'offesa all'intelligenza di tutti noi. La cosa peggiore non è la violenza degli uomini malvagi, ma il silenzio degli uomini onesti, e gli uomini onesti nei fatti ed intellettualmente onesti non possono tacere. Noi siamo contrari a tutte le strumentalizzazioni e invitiamo le forze politiche, invitiamo a calmare la cittadinanza, non a sobillarla, non a cercare falsi problemi, ma a cercare soluzioni. Noi le soluzioni le stiamo cercando e stiamo invitando la cittadinanza ad essere pacati e ad essere costruttivi, perché in quel quartiere di problemi ce ne sono veramente tanti. Ma siccome ci sono state molte, molte provocazioni, anche in sedi istituzionali, io invito veramente tutti a contenere i toni. Grazie. Logicamente lo bocceremo.